Buonasera. Continua, come sappiamo, la quarantena da coronavirus e la gente si sta letteralmente spappolando le gonadi dentro casa, guardando serie Netflix e rileggendo vecchi Topolini. Dall'interno. Fa parlare di sé in questi giorni la mancata bonifica dell'angolo destro della dispensa, ove un ragno avrebbe stabilito il suo quartier generale. L'arachnide, a cui la famiglia avrebbe anche dato un nome, Vercingetorige, ha realizzato ben 6 teli di ragnatela, che al momento attuale risultano di difficile smantellamento, essendo ubicati a circa 3 metri d'altezza. Interrogata a tal proposito, la padrona di casa ha dichiarato che dopo aver visto il film La tela di Carlotta, non se la sente più di perseguitare i poveri artropodi. Ed ora la politica estera. Continua lo sciopero dei figli che ha causato da qualche giorno l'accumularsi delle deiezioni canine nel cortile di casa, appena fuori dai confini dello Stato. Manca l'acqua nelle ciotole dei cani, non è stato provveduto allo strappo delle erbe infestanti. I rappresentanti delle parti sociali hanno notificato al capofamiglia che la forza lavoratrice si asterrà dai propri doveri istituzionali fino a quando non sarà ripristinato il regime economico pre-virus che prevedeva una paghetta settimanale. Ed ora la cronaca nera. Continuano le indagini per scoprire il colpevole del furto di asciugamano nel bagno dei maschi. Il sospettato numero uno sarebbe il primogenito, artista di strada piuttosto noto nell'Ascolano, per aver fondato gli Emera, gruppo pop emergente con un disco in uscita. Abbiamo intervistato l'anziano padre, trovandolo in uno stato di preoccupante alterazione psicofisica. E che cazzo? Ogni volta che suonavo la testa, qui si fa sparire in asciugamane. E mo se ne ritrovo uno in camera, e mo ne andrò alla cantina. E non può essere, no? Io qui l'ho pure figli miei, deve mangiare la processa a occhi chiusi cercando che cosa faccia caccia. Se l'ha una fanì, perché se no gli tengo per groppa. Ed ora il consueto servizio sulla natura a cura di Romeo Sgargiantini. Il gatto di casa, Panico, detto così per la sua inconsueta idiosincrasia per le altezze, stamane ha disertato la sua ciotola in netta polemica con la padrona di casa, che non gli aveva fatto trovare in loco il suo consueto umido. Sentita a telecamere spente, la Vergara, che avrebbe somministrato nella ciotola delle volgari crocchette alla trippa, avrebbe detto testualmente: «Si fa dare interculo, ma non è che ogni giorno posso sta spendo un miliardo per fa magna is». E finalmente chiudiamo con la pagina sportiva. Si sono svolte in data di ieri le finali della gara di caracoccia tra i familiari dell'interno 18. Il vincitore, Gian Giacomo Petoni, ha sbaragliato l'altra finalista, Sara Sarettovic, con un rotondo punteggio di 18-7, riconfermandosi campione per l'anno 2020 nella complicata disciplina di carte. Per oggi è tutto, ci aggiorniamo all'edizione di Prima Mattina di domani.